Poter scegliere tra due o più opzioni è ovviamente la funzionalità più importante da implementare all'interno di una storia interattiva. Tutto lo si ottiene con le domande a scelta multipla. E l'opzione vai alla sezione sulla base della risposta. Possiamo arricchire le nostre sezioni, oltre che con le domande, con testi descrittivi e oggetti multimediali come video o immagini. A differenza di quanto visto in presentazioni e documenti, non è possibile inserire link all'interno delle immagini. I link possono essere inseriti solo come testo.